Squier by Fender, Sonic, Affinity e Classic Vibe, tre diversi modelli con tre diverse fasce di prezzo. Ma quali sono le differenze fra modello e modello e qual è quello che si avvicina più alle nostre necessità? Scopriamolo insieme. Ciao a tutti e bentornati nel mio laboratorio di liuteria, io sono Andrea Marcellan ed eccoci qua con questi tre bellissimi modelli di Squier by Fender, messi a disposizione da strumentimusicali.net, che ringrazio come sempre per darmi questa bellissima opportunità. E come sapete c'è il Black Friday e tra un mese è Natale, per cui quale momento migliore per capire un po' meglio quali sono le differenze, quali sono le similitudini, perché è un momento perfetto per fare o farsi un bellissimo regalo. In questo video infatti vedremo nel dettaglio tutte le specifiche dei tre modelli, li metteremo a confronto, vedremo bene che cosa c'è di uguale in tutti e tre, che cosa c'è diverso fra l'uno e l'altro, e vi darò le mie opinioni su quale sia lo strumento più indicato in base alle diverse necessità che dobbiamo avere, in modo che appunto tra Black Friday e Natale facciamo questo acquisto in modo più consapevole. Per non dilungarmi troppo, questo sarà un video tecnico, quindi se volete sentirle oltre che vederle, vi rimando agli articoli che usciranno sul mio blog. Ne farò quattro. Il primo andrà a ricalcare quello che dirò oggi, quindi un articolo omnicomprensivo con tutti e tre gli strumenti, e poi tre articoli, uno dedicato ad ogni singola chitarra, dove andrò un pochino più nel dettaglio e dove troverete appunto queste prove audio per poter fare un confronto fra uno strumento e l'altro. Allora, la prima cosa che hanno in comune è che sono fatte tutte in Indonesia, ma a parte questo, vediamo nella sostanza che ognuno di questi modelli ha il manico in acero, che sia chiaro e opaco, o chiaro e lucido come sulla Affinity, o che sia ambrato come sulla Classic Vibe. Tutti questi modelli vi danno delle opzioni per prendere un manico che abbia la tastiera in alloro o in acero, ma non ci sono altri legni, e nessuno di questi modelli riporta l'inserto sul retro del manico come siamo invece abituati a vedere sugli strumenti Fender. Di base vi posso dire anche che le dimensioni del corpo sono sempre quelle, la scalatura, quindi distanza capotasto ponte, è sempre quella, larghezza a capotasto è sempre quella, quindi le misure sono identiche per tutte. Quello che troviamo è delle meccaniche che in tutti i casi sono esattamente come il ponte, no brand, quindi non possiamo identificare se sono state prodotte da un'azienda in particolare. Vanno bene, funzionano bene, non sono incredibili, ma vanno bene, ok? Che siano meccaniche come queste qua, che sono vintage, o che siano come Sonic e Affinity, che sono un pochino più moderne, sono sempre no brand, hanno sempre un buon funzionamento, ma come qualità il livello è sempre lo stesso. Lo stesso vale per il ponte, che lo abbiate con 6 viti, come in questo caso e anche nel caso della Classic Vibe, o su pivot nel caso della Affinity, con sellette piene come in questi due casi qua, o con le sellette ripiegate su se stesse come sulla Classic Vibe, alla fine della fiera però la struttura del ponte, il peso, la costruzione, il blocco inerziale sono sempre gli stessi. Ma vediamo anche che cosa non hanno in comune. Qua mi devo aiutare perché ci sono tante piccole cose e non voglio dirvi delle stupidaggini. Partiamo ovviamente parlando del prezzo, dove abbiamo la Sonic che costa di base 179 euro, al momento in offerta a 169 euro, l'Affinity che invece costa in media 259 euro, al momento in base all'offerta la possiamo trovare sui 229 euro, o meglio da lì in su, e la Classic Vibe che costa 419 euro, o poco più, e anche questa in base alle offerte attuali andiamo circa sui 385 euro. Un'altra differenza è che sia le Classic Vibe che le Affinity hanno il battipenna che è in tre strati, mentre tutti i battipenna delle Sonic sono monostrato, quindi questa è una differenza puramente estetica. La differenza più evidente è che le Affinity hanno il palettone, proprio tutti i modelli hanno questo tipo di paletta qui, mentre le Classic Vibe possono presentarsi sia con la paletta questa qui, che è quella più piccola, che poi è quella originale, mentre questa può venire erroneamente da pensare che sia la paletta più vecchia, ma in realtà è nata così la paletta, poi a un certo punto hanno detto ah, facciamo la paletta un po' più grossa, sarà bellissima, piacerà a tutti. No, piace ad alcuni no, ma di fatto adesso la stragrande maggioranza di Fender che vediamo in giro hanno questa paletta qui. Quindi se volete questa forma qua di paletta, o la Affinity o i modelli di Classic Vibe che hanno il palettone. Sempre rimanendo sulla paletta,
solo le Classic Vibe e le Affinity hanno il logo che è dorato. Tra l'altro una doratura leggermente diversa, parliamo sempre di estetica, non è che il logo della Sonic sia brutto, però è semplicemente scritto in nero, ma può andare benissimo lo stesso. Ultima differenza dal punto di vista della paletta è che la Sonic ha tutto il manico opaco, quindi anche la paletta è opaca, mentre l'Affinity ha tutto il manico opaco, ma la paletta è lucida, dove invece le Classic Vibe hanno tutto il manico completamente lucido. Scendiamo un pochino più verso il basso e arriviamo al capotasto e vediamo che sia Sonic che Affinity hanno il capotasto tutte, che è in osso sintetico, che potrebbe sembrare così un modo elegante per dire plastica, ma in realtà osservandolo bene e anche lavorandolo ci rendiamo conto che è più simile a una grafite, quindi non è per niente male e non ha l'aspetto né la consistenza tipica proprio della plastica, quella che è considerata proprio la scelta più economica. Classic Vibe usa capotasti in osso. Guardando invece il manico nel complesso, come dicevamo prima, la Classic Vibe è l'unica col manico completamente verniciato lucido, con questa tinta ambrata che secondo me è uno degli aspetti che a livello estetico dà il massimo su questo tipo di modello di Squire, perché vedere questa tinta che gli dà un che di anticato la rende proprio esteticamente bella. Prima di parlare di elettroniche, ultima differenza che riguarda la tastiera, ovvero le Sonic hanno tasti narrow tall, che significa stretto alto. In realtà non è che siano così stretti né così alti rispetto ai medium jumbo che montano invece Classic Vibe e Affinity, che assomigliano un pochino di più al tasto che ci aspettiamo di trovare nelle strato standard, quindi americane, Fender. Non è che uno sia meglio dell'altro, bisogna provare, però a livello di feeling sono sostanzialmente molto simili. C'è poco da dire, bisogna provarla, prenderla in mano e sentire se questa differenza, che non è così enorme, in qualche modo ci dà fastidio, ci crea problemi, ma sinceramente non credo. Andrei serenamente a prendere una Sonic se il budget è quello e non mi preoccuperei assolutamente del fatto che il tasto non abbia la stessa identica forma di questi due modelli. Veniamo dunque al comparto elettronica, dove troviamo la Classic Vibe, che è l'unica ad avere pickup alnico, mentre Sonic e Affinity hanno pickup ceramici. Qua partirà subito un polverone: ah, ma il ceramico viene sempre demonizzato, in realtà è bellissimo. Ragazzi, è una questione di gusti. Se i pickup alnico costano di più, ci sarà una ragione, perché sappiamo benissimo che, mettiamo per esempio una cintura di marca e una cintura comprata al mercatino, anche se è pelle in tutti e due i casi, stessa identica pelle, quella di marca la paghiamo 150 volte di più. E qual è la ragione? Quindi sappiamo benissimo che per le dinamiche di mercato, se i ceramici fossero così tanto meglio, ce li farebbero pagare 10 volte di più. Su questo proprio non c'è dubbio, ma ripeto, è una questione di gusti. Io sostanzialmente devo dire che quando provo questi strumenti non rimango mai deluso del suono, anzi è piacevolissimo, soprattutto il pickup al manico spesso mi dà proprio il vibe da Fender Stratocaster. Detto questo, non si può togliere il fatto che comunque i pickup single coil abbiano qualcosa in più, soprattutto a livello di timbrica. Rimanendo a parlare di elettronica, vediamo che la Classic Vibe ha dei potenziometri e lo switch che sono di qualità superiore rispetto a quelli di Sonic e Affinity, che sono uguali fra di loro. Qualità superiore non significa che funzionino meglio, ok? Sono costruiti con più cura, con magari materiali migliori, ma non vuol dire che quello che troviamo sull'Affinity o sulla Sonic non sia in grado di funzionare. Funziona in ogni caso, però appunto in base a dove si costruisce, la qualità, la cura, la precisione delle componentistiche che troviamo qui, ovviamente il prezzo sale. Prima di andare a fare un vero paragone fra questi tre strumenti e capire alla fine quale vi conviene comprare, vi ricordo che se avete problemi con la vostra chitarra, cercate un ricambio, oppure volete comprare uno strumento nuovo ma non sapete quale scegliere e volete chiedere un parere a me, che di strumenti ne vedo tantissimi, vi basta mandarmi un WhatsApp al numero che vedete in sovraimpressione. Farò del mio meglio per rispondervi nel più breve tempo possibile. Prime considerazioni. Ma allora, fra la Sonic e l'Affinity, cambia solo la dimensione del pallettone, il fatto che è lucido, che vabbè, è trascurabile secondo me, i tasti un pochino più grossi e il battipenna triplo strato? Sì, in realtà cambia solo questo. Ma allora, avendo visto i prezzi poco fa, sappiamo che c'è una differenza di circa 80 euro. Vale la pena investire 80 euro in più per avere queste due modifiche? Beh, la risposta, come mi sentite dire spesso, è
Dipende, anche solo perché se volete la chitarra col palettone perché vi piace così, lì c'è poco da fare ragazzi, perché il palettone su questa fascia di prezzo ce l'ha solo la Affinity e a quel punto la differenza di prezzo, cioè se volete quello, punto. Ovvio che ci sono le altre piccole differenze come il battipenna in triplo strato che sicuramente esteticamente è un pochino più bellino e magari vi piace il tasto medium jumbo, però se non guardiamo la paletta, non ci interessa il triplo strato, in realtà come abbiamo visto la differenza dei tasti non è così incredibile, la Squire Affinity va già benissimo. La differenza diventa già molto più evidente quando parliamo di Classic Vibe a confronto con gli altri due modelli. Solo questo strumento in più rispetto agli altri, come abbiamo detto, ha la verniciatura completamente lucida e ambrata che gli dà quel bellissimo tocco vintage che mi piace tantissimo. Le meccaniche di questo tipo, anche queste vintage, negli altri due modelli non le trovate. Capotasto in osso, pickup alnico, elettroniche di qualità superiore, insomma è un pacchetto di migliorie che non è assolutamente trascurabile. Questo soprattutto è valido se stavate pensando alla Affinity, perché il salto da qui alla Classic Vibe è 160 euro e le migliorie che avete da questo a questo modello per 160 euro valgono assolutamente la differenza di prezzo, soprattutto visto che sempre per il discorso che se vi piace il palettone sulla Classic Vibe lo trovate. Se invece stavate considerando una Sonic, magari per questioni di budget o perché è il vostro primo strumento o perché volete un muletto da trattare un po' male o portare in giro senza pensieri, qua il salto per arrivare alla Classic Vibe è molto più importante perché parliamo di 240 euro. E se ci facciamo due conti nella testa, con quello che costa la Classic Vibe, ovvero 419 euro, ci compriamo praticamente due Sonic e mezzo. Quindi se è una questione di budget, perché avevate pensato io investo questa piccola cifra e non di più, restate sereni con la vostra Sonic, vi divertirete tantissimo e avete tutta la vita per pensare ad eventuali upgrade. Se invece stavate pensando alla Sonic come punto di partenza per fare un po' di modifiche, perché guardate i miei video e sapete che per come la vedo io fare questo tipo di esperienza è gratificante, bellissimo e arricchisce il vostro patrimonio culturale come chitarristi, ecco che la Sonic diventa una scelta veramente ottima. E a quel punto, se la paragoniamo col costo della Classic Vibe, quindi da 169 a 419 euro, abbiamo questa differenza di 240 euro che fosse per me io li spenderei tutti solo sui pickup, perché è vero che magari le meccaniche non sono incredibili, il ponte non è incredibile, ma vanno benissimo così come va benissimo l'elettronica. Ma 240 euro come budget per fare un upgrade di pickup, ragazzi, parliamo di una cifra con la quale possiamo prendere fior fior di pickup e trasformare uno strumento che resterà economico quanto volete, ma che tirerà fuori un suono che stupirà chiunque. Ultima considerazione è sulla Classic Vibe, che è di fatto lo strumento più completo dei tre, non solo dal punto di vista dei pickup, delle elettroniche, della bellissima finitura lucida e ambrata che gli dà questo tocco di classe bellissimo, ma anche proprio dai colori che ci offre, sia del body, dove troviamo anche delle chitarre col top acero marezzato, dove troviamo Sunburst, Honeyburst, altre e tante colorazioni e diverse configurazioni di pickup, mentre su Sonic e Affinity siamo più limitati a SSS, HSS e colori più semplici, anche se già lo vedete qui, la Sonic comincia a offrirci anche nuove colorazioni come questo bellissimo azzurro, mi pare che ci sia addirittura un viola, per cui non possiamo nemmeno lamentarci dal punto di vista degli strumenti che sono della fascia più economica. Quindi se volete il massimo della personalizzazione dal punto di vista estetico e uno strumento che di per sé è già pronto, la Classic Vibe è la scelta migliore. Cosa che come sempre vi ricordo è che prendiate la prima, la seconda o la terza, sono strumenti che hanno bisogno di fare un setup. Questo non ve lo toglie nessuno. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Io spero di avervi dato una mano a trovare un pochino così la vostra via in questo mare magno di modelli e caratteristiche che spesso ci confondono le idee più che aiutarci nella scelta. E vi invito a lasciare un commento per dirmi che cosa ne pensate di questo video, se volete altri video fatti come questo, insomma se avete domande in generale da farmi, la sezione dei commenti è lì apposta. Prima di salutarci come sempre ci tengo a ringraziare i ragazzi iscritti su Patreon e quelli abbonati al canale, perché è grazie a voi ragazzi se io riesco a dedicare più tempo, più energie a creare video che siano sempre nuovi, sempre belli
ricchi di informazioni utili, perché il lavoro qui in laboratorio tra setup e costruzione è tantissimo ed è solo grazie a voi se invece io riesco a dedicare più tempo a creare contenuti come questo. Quindi grazie ragazzi, come sempre. Ovviamente ci tengo anche a ringraziare strumentimusicali.net per averci messo a disposizione questi bellissimi strumenti e fare così una recensione più chiara, più definita, con tanti più dettagli, tante cose in più da vedere. Non c'è altro da aggiungere ragazzi, iscrivetevi, basta cliccare qui sotto, mettete un bel mi piace per dare un po' di supporto al canale e detto questo, come sempre io vi abbraccio e vi rimando al prossimo video. Ciao!